Ciao a tutti, quest'oggi parleremo di come scegliere il costume adatto in base al proprio fisico. Lo so, non è proprio il periodo adatto, ma meglio anticiparci. Vediamo quindi 5 fisicità con i costumi che al meglio possono risaltarla. Primo, morfologia H o a rettangolo. Siete magre, con girovita un po' più stretto e fianchi della stessa larghezza delle spalle. Il costume adatto a voi è di certo un triangolo da legare dietro il collo, formando uno scollo a V abbinato a uno slip semplice o con laccetti. Chi preferisce il costume intero dovrà optare per quelli con disegni geometrici che evidenziano il girovita evidenziando la forma. Se invece avete il girovita un po' largo, in questo caso il trucco è attirare l'attenzione sul décolleté e optare per un costume intero, magari meglio con volant, fiocchi e decori. Veniamo invece adesso alla morfologia a pera, vale a dire fianchi larghi e spalle strette. Banditi gli slip a vita alta e costumi interi che mettono in evidenza il girovita, accorciando le gambe. Meglio optare per un bikini con slip a vita bassa e laccetti e giocare con un modello di reggiseno che doni qualche taglia in più, così da armonizzare la silhouette. Parliamo adesso del triangolo capovolto, vale a dire spalle larghe e vita stretta. In questo caso due pezzi con slip a vita alta per allungare le gambe. Per la parte superiore invece scegliete il balconcino se avete il seno piccolo o un costume intero con scollo a V. Veniamo invece adesso alla morfologia a mela, vale a dire punto vita più largo di fianchi e busto. Per chi vuole nascondere le cosiddette maniglie dell'amore sono perfetti costumi interi con fantasie a righe, scegliendo magari una scollatura a cuore per enfatizzare il décolleté. Se preferite optare per un due pezzi, allora meglio puntare su un reggiseno incrociato o a balconcino che sostenga il seno e uno slip fasciante magari a vita alta. E concludiamo infine con morfologia 8 oppure a clessidra. Niente laccetti sullo slip se si hanno le maniglie dell'amore. Niente reggiseno a fascia se il décolleté è abbondante. Sì invece ai costumi interi se si vogliono nascondere piccole rotondità. In ogni caso puntate su modelli anni 50 che enfatizzano le forme. Per chi ama il bikini invece il consiglio è quello di scegliere lo slip a vita bassa con laccetti e reggiseno push up. Come realizzare tutti questi costumi? Ovviamente con il nostro filato realizzato appositamente per costumi. Resiste al cloro, all'esposizione prolungata del sole, all'acqua del mare, asciugatura rapida. Insomma, il filato perfetto, vale a dire lo splash in tantissime varianti di colore e da qualche tempo anche con tantissimi nuovi colori. Concludiamo la puntata di oggi, ma mi raccomando, ci vediamo alla prossima per nuove pillole di Tessiland.